oltre 202 milioni di euro, destinati ai comuni abruzzesi per far fronte ai danni causati dalla nevicata 2017. Il dettaglio degli interventi è stato illustrato oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa all'emiciclo, alla quale hanno partecipato il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis. È un primo passo, una prima tranche dei 200 milioni assegnateci dal governo qualche giorno fa e che la protezione civile in tempi veloci ha sottoposto alla firma del presidente. La prima tranche riguarda 60 milioni e permetterà di dare la prima risposta ai danni del maltempo del 2017, quindi tanti comuni potranno finalmente mettere mano al loro patrimonio immobiliare e quindi ripristinare anche lo stato dei luoghi che erano stati danneggiati dal maltempo. Riguarda sia la viabilità e sia anche interventi su strutture di altro tipo palazzetti dello sport e altre strutture comunali. E ripeto, è una prima risposta. Adesso dovremmo lavorare tutti affinché i comuni, nei tempi previsti dalla legge, possano proseguire nella loro attività e quindi possano concludere l'iter procedurale che si prevede entro il mese di settembre. Su questo, come regione e soprattutto come uffici, saremo molto attenti per fare in modo che queste risorse non vengano perse.